amici, guardate che bella giornata! Oggi siamo al parco e ci divertiremo insieme. Tu da cosa vuoi iniziare, Dani? Io non so se iniziare dallo scivolo o dall'altalena. Io, Robby, inizierò dallo scivolo. Ma voi, amici, se adorate come noi venire al parco, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video di Dani e Robby. Robby, io vado, Come vai, Dani? Neanche che mi aspetti un solo secondo? Io voglio capire perché fanno questi scivoli per bambini. Dovrebbero farli anche per un po' più adulti. Guardate qui, i miei piedi non entrano in questi scalini, sono troppo grande. Ma sei sicuro che tu questo puoi farlo, Robby? Secondo me sei un po' troppo grande. Ma non mi interessa, io scivolo! Aiuto, Robby! È divertentissimo, anche se è un po' basso. Forse quello lì è più divertente. Infatti, Dani, io voglio proprio andare a fare quello più alto. E dopo devo dirti una cosa. Che mi devi dire, Robby? Lo sai che io sono super curiosa. Sì, sì, lo so che sei super curiosa, ma prima devo fare lo scivolo. Ok, scivolerò qui in mezzo. No, Robby, così ti fai malissimo. È vero, è impossibile scivolare qui. Allora sceglierò questo qui di sinistra. Secondo me ci rimani bloccato. 3, 2, 1, via! Dani? Che c'è, Robby? Sei ancora lì, perché non ti muovi? Lo sapevo che non dovevo mangiare le patatine ieri. Ok, è stato strano. Lento, veloce, lento, ma strano. Ora che sei sceso potresti dirmi la cosa che mi volevi dire? Voglio proporti una sfida per decidere chi è il re del parchetto. Esatto, Dani. Chi vincerà più sfide tra noi otterrà la medaglia del re del parchetto, quello più bravo in tutto il parco. Oh, ma quella è una medaglia d'oro! Wow! No, Robby, io la devo vincere per forza. Puoi averla solo se vinci le sfide, Dani. Ok, mi impegnerò il più possibile. Scrivete qui sotto nei commenti, secondo voi, chi riuscirà a ottenere alla fine di questo video la medaglia del re o la regina del parchetto. Non ti permettere, Dani, lo sai che sono più forte io, anzi te lo dimostrerò. Ma io stavo parlando con gli uccellini. Sì, gli uccellini. Dani, che cosa hai in mano? Ho in mano un sassolino. Dobbiamo lanciarlo e poi fare la campana. Significa che dobbiamo recuperarlo facendo esattamente quello che c'è scritto, seguendo tutti i numeri alla perfezione. Sei pronta? Vado, Robby, ora la lancerò, vediamo. È arrivata sul 4, Dani, lo vedo. Quindi dovrei arrivare al 4. Vado, È semplicissimo. 1, 2, 3, 4. E devi recuperare la pietra e tornare indietro. Ok. 2. Hai sbagliato! Hai fatto 4 poi 2. Invece prima del 4 c'è il 3. Dai, ma non me ne sono accorta. Adesso proverò io, Dani. Vediamo se ci riesco. Il quadrato? E adesso che significa il quadrato? Oh, sono molto in difficoltà. Ci sono! Dovrò saltare solo sulle forme allora. È piccolissima. Ok, c'è questa. Poi c'è la stella che però è laggiù. Ce la puoi fare, Robby? Per pochissimo non cadevo. E adesso verso il quadrato. Ho preso la pietra e non mi resta che tornare indietro. Sì, a quanto pare la prima sfida l'ho vinta io. Sì, ma non pensare di aver vinto, Robby. Siamo solo alla prima sfida. La prossima sicuramente la vincerò io. Certo, come no, Dani. Io diventerò senza dubbio il re di questo parchetto. E ragazzi, iscrivetevi al canale. Seconda sfida, devi riuscire a fare Tris, se sbagli sei fuori. Dani, sono un campione a Tris, almeno credo. Inizio io, Robby, sarò cerchio. Hai messo un cerchio in alto a destra. Ottima mossa, Dani, ma io so come contrastarla. Semplice, con una X in basso a sinistra, il contrario tuo. Vedremo, ora lo metterò al centro.
cerchio al centro, secondo i miei calcoli del pi greco, secondo la radice del raggio di Superman e Spider-Man che si arrampica, devo mettere qui la mia X. Certo, è ovvio! Ok, Robby, io metterò il cerchio qui, così ti ho bloccato! Uffa, avevo quasi vinto! Allora dovrò mettere qui la mia X! Ok, dovrebbe andar bene qui. Oh oh, Robby, mi spiace, ho vinto, guarda qui! Ho fatto Tris! E ho vinto questa sfida, e ho vinto questa sfida! È stato uno stupido Tris. Non so neanche tu come abbia fatto a farlo, Dani. Forse avrai anche barato, non lo so. Perché mi hai portato proprio in questo posto, Robby? Semplice, Dani. La prima sfida che ti ho fatto fare era una sfida di agilità. La seconda era una sfida di intelligenza. E la terza quale sarebbe? Questa sfida qui sarà una sfida di coraggio. Di coraggio? Esatto, Dani, il coraggio è la terza caratteristica che un vero re del parchetto dovrebbe avere. E quindi siamo qui in questo laghetto perché ci sono un sacco di animali pericolosi, strani, viscidi e carini. Robby, ma lo sai che le tartarughine, avendo fame, mi potrebbero mordere il dito? La sfida è toccare uno degli animali presenti nel laghetto, Dani. Se proprio devo. Però, amici, lo faccio soltanto se vi iscrivete al canale. Quindi 3, 2, 1, vado. Se Dani riuscirà a toccare una di quelle tartarughine, il punto sarà suo. Mentre se invece non avrà il coraggio di farlo, beh, acquisterò io il punto. In bocca al lupo, Dani. Ma se gli do questa da mangiare? Boh, forse funziona, prova. Hai il coraggio di toccarla? Sì, Robby, però ha gli occhi chiusi. Non lo so se ha gli occhi chiusi, ma l'importante è che tu devi toccarla, Dani. Si sta muovendo. Vedo che cosa fa. Robby, non apre la bocca. Stai davvero per toccarla, Dani? Robby, ho paura. Potrebbe fare qualsiasi cosa, stai attenta. Robby, l'ho toccato. Robby, l'ho toccato. Ma non fa niente. Sta muovendo le zampine di dietro, forse gli piace. Prova a accarezzarla di nuovo. Ho paura di spaventarla. Ma Robby non fa niente. Sfida superata. Non ci posso credere. Dani ha toccato una tartaruga e non si è neanche mossa la tartaruga. Forse hai un potere speciale. Sì, Robby, io e le tartarughe ormai siamo migliori amiche. Ah sì? Allora toccane un'altra, una di quelle lì. Quelle mi sembrano più vivaci. Guarda. Una l'hai fatta scappare, Dani. Questa però non si muove. Ti sta sfidando palesemente. Guarda come ha alzato la testa, aspetta. Provo a dargli un fiorellino. Il fiorellino per fare la pace con la tartarughina? Sì, vediamo cosa fa. Dani, è la tua occasione, puoi toccarla. Puoi toccarla e vincere la sfida. Ho paura, ho paura. No, l'ho già vinta, Robby. No, devi toccare questa qui, quella lì. È troppo vecchia, questa è giovane. Toccata! Assurdo, Dani! Hai davvero superato la sfida a pieni voti! Quindi siamo 2-1 per te! Oh no! Siamo arrivati alla quarta sfida e se non avete già lasciato un bel like, dovete lasciarlo perché queste sono le sfide ufficiali del re del parchetto! Sì, Robby, dimmi che cosa devo fare! Dani, stai calma, adesso te lo dico! Allora, dobbiamo lanciare questa palla in altissimo e poi riuscire a riprenderla. Chi la lancerà più in alto senza poi farla cadere, vincerà! Ok, Robby! Sono pronta! Perfetto, allora inizierò a lanciare io la palla. Stai attenta, guarda qui! Ehi! Aspetta, voglio iniziare io questa sfida! Va bene, allora vai, prego! Vediamo quanto riesci a lanciarla in alto! Dani, ma dovevi riprendere al volo! Non ci sono riuscita! Oh no! La palla è finita tra i cespugli! E ora come faccio a riprenderla? Guardate! Si è ficcata qui dentro! Un secondo, Robby! Non ci posso credere! Non solo Dani non è riuscita a riprendere la palla, ma l'ha tipo anche persa! Dani, muoviti che tocca a me prendere e lanciare la palla! Ora la prendo, Robby! Che
Che è successo, Dani? Robby, mi è entrata una spina! Ma dai, Dani, quante storie per una piccola spina! Robby, mi fa malissimo, mi sta uscendo il sangue! Ma questa non è una spina, Dani! Come hai fatto a metterti quella cosa nella mano? Io non lo so, stavo prendendo la palla! Guardate, ragazzi! È gigante! Ah, ti esce tanto sangue, Dani! Sì, Robby, prendi qualcosa! Devo prima provare a toglierla. Mi fa male. Ragazzi, guardate quanto era grossa questa spina nella mano di Dani. Dani, non riesco a chiudere la mano, mi fa male. E ci credo, Dani, avevi questa spina gigante. Ah, vai via. Ah, vedi? Vedi? Così non ti potrà mai più fare del male, Dani, tranquilla. Non so che cosa fare. Prendi qualcosa, magari una foglia, non lo so. Ah, Dani, come hai fatto a farti male? Ma no. Potevi stare attenta a dove mettevi le tue mani, mannaggia a te. Dammi la mano. Via, fai piano. Guardate, sta uscendo il sangue fuori dal fazzoletto. Dani, vedo se mi è rimasto qualcosa dentro lo zaino. Ma perché sempre a me succedono le cose? Aia. Mi sento ancora come se ci fosse la spina. Oh, eccoli. Ho ancora i cerotti dell'ultima volta. Ok, uno di questi qua dovrebbe andare bene per Dani. Prenderò uno di queste dimensioni. Sì, sarà perfetto. Almeno un po' l'aiuteranno, credo. Per prima cosa levo il fazzoletto e provo ad asciugare tutto il sangue. Dani, devo fare per forza così. Dopodiché apro il cerottino, ok, e lo metto sulla tua ferita. Uno e due, Dani. Ok, ecco fatto. Robby, andiamo via, mi fa troppo male, non riesco più a giocare. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!